Il trasporto della scia. Come ci trasportiamo dietro? Non ci abbiamo messo niente a preparare questo video, figurati. È proprio venuto di getto. Esatto. Prima di tutto, la teoria del tapis roulant. No. Allora, come capire se si è all'interno della scia di una barca o no? O meglio, se lo sei nettamente, lo vedi perché stai andando male. Però, diciamo, come capire quanto sei al limite, no? Certo. Spesso viene anche abbastanza correttamente detto di guardare l'angolo dell'apparente, cioè se tu hai 25 gradi con l'apparente, guardi 25 gradi rispetto alla tua prua in alto, e se questo settore è libero, allora tu stai navigando in area libera. Questo è una buona approssimazione se la barca che ti sta creando la scia è vicina. Perché giustamente diciamo l'angolo a cui si crea la scia sulle vele è molto simile, diciamo, all'angolo di vento apparente rispetto alla barca che lo produce, quindi anche rispetto a te. Certo. Quello che succede però è che una volta che la scia viene creata, si stacca quindi dalle vele, viene trasportata e piano piano, diciamo, la turbolenza, quindi tutto quello che succede all'interno della scia, viene trasportata con il vento reale, per cui cambia direzione dal vento apparente e si tende a riallineare. E tende a riallinearsi col vento reale. Col vento reale. Questo non vuol dire che si muova con la velocità del vento reale, perché la scia ovviamente è solidale, se vogliamo, alla barca, per cui si muove con la velocità della barca. La sua forma diciamo è sempre la stessa, proprio raffigurarla, la sua forma è sempre la medesima, ma è, diciamo che il vento reale tende a trasportarla, diciamo, più sottovento. Più sottovento, certo, esatto. Cioè non è un po' più sottovento. Non è un cono, se vogliamo, cioè certo. non è un cono, non ha una delimitazione sottovento rettilinea, certo. Il cui angolo è appunto quello più o meno del vento apparente, ma è curvata, quindi tende appunto ovviamente a ridursi chiaramente, esatto, come effetti negativi, quindi fino a un certo punto a essere diciamo quasi nulla. Però diciamo se quando siete vicini a una barca anche il fatto di avere la prua allineata con la poppa non è buono, cioè iniziate, esatto, ad avere parecchio rifiuto, poi dopo non è che quando siete più lontani vale lo stesso discorso, perché a un certo, esatto, punto effettivamente la scia tende ad andare sotto vento, perché, esatto, c'è un momento in cui quella posizione lì va bene, esatto, cioè non hai in effetti rifiuto. Cioè, se siamo abbastanza distanti sotto, dietro a una barca, se siamo abbastanza distanti e siamo però sulla stessa linea, quindi abbiamo la stessa rotta e siamo esattamente dietro, è possibile che non abbiamo nessun effetto negativo, insomma. Certo. Anzi, potremmo in teoria stare anche un filo sotto vento, magari senza effetti negativi, con la prua sì, vagamente, diciamo, sotto vento alla poppa dell'avversario. Esatto, come anche quando invece siamo nella copertura, diciamo quella famosa 45 gradi, cosiddetta copertura, sì, a 45 gradi, può essere che appunto a 45 gradi è facilissimo che in realtà noi siamo liberi, no? Cioè noi dovremmo essere teoricamente liberi. Sì. Siamo liberi fin tanto che in realtà siamo, quando siamo in realtà lontani, non so come dire, se invece che 45 gradi siamo a 40 o 35, ci sta che poi invece siamo coperti lo stesso, perché poi la scia, esatto, della barca, esatto, in realtà tende ad andare, ripetiamo, comunque leggermente sotto vento. Esatto. Ci copre ad un angolo sempre più aperto, in un, esatto, certo senso. Esatto, esatto. Per cui, diciamo, non si può considerare solo il vento, l'angolo apparente del vento apparente come per vedere se si è liberi, ma se si è distanti bisogna, diciamo, stare un po' più sul tranquillo, per cui se siete un po' lì, che non sapete se virare o no per evitare la copertura, esatto, e vedete che siete precisi magari con l'angolo di vento apparente con la barca, ma sopravvento, ma siete un po' distanti, conviene virare, perché certo, magari siete ancora vagamente fuori copertura o cominciate un pochino a sentire la copertura, ma al primo buono sarete dentro
esatto, fino al collo. Dentro fino al collo, esatto. Quindi è una cosa che tutti noi abbiamo sempre verificato. Infatti dicevo, in certi casi la tempestività nella virata è veramente fondamentale. Sì. Cioè quando avete diciamo una barca che vi incrocia davanti, se voi riuscite a essere tempestivi e mantenervi entro un certo angolo, non avete né il condizionamento mentale e né il condizionamento diciamo proprio fisico di rifiuto in nessuna parte di quel lato lì che state facendo. Se invece ritardate leggermente la virata, rischiate che una qualsiasi variazione in buono, tipicamente in buono, esatto, o comunque l'altro che decide per caso di, che decide esatto, in ogni caso di andarvi a rollare eccetera, comunque siete, vi mette nell'angolo e finisce, esatto, esatto, veramente rischiate di finire la regata per aver voluto virare semplicemente 2 secondi in ritardo. È proprio una questione, perché 2 secondi vostri più i 2 secondi suoi che avanza, esatto, fanno la differenza, fanno la differenza abissale. Quindi bisogna essere estremamente reattivi per evitare questo genere di coperture. Esatto. Bene, bene. Basta così. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao.